Filiberto Zaratti, assessore alle politiche ambientali della Regione Lazio, qua in Via della Pisana per credo uno degli ultimi consigli regionali, ma soprattutto proiettato nella campagna elettorale. Abbiamo visto tantissimi manifesti a Roma e provincia, nei castelli e in quant'altro, con un impegno per le energie rinnovabili, le energie pulite. Qual è lo slogan principale tra i tanti che lei ha scelto? Beh, intanto abbiamo fatto, diciamo, le nostre affezioni, la campagna elettorale che abbiamo messo in campo è una campagna elettorale che è sui contenuti, cioè su tutti i manifesti che noi facciamo, sui Deplian o sulle iniziative che mettiamo in campo, facciamo iniziative sui contenuti. Su tutte le cose che abbiamo fatto in questi 5 anni per quanto riguarda l'ambiente e per le cose che vogliamo fare. E io credo che questa sia una necessità di questa campagna elettorale, perché troppo spesso si parla di ideologia, di stereotipi, di questioni che non attengono minimamente alle vicende regionali, a grandi questioni nazionali che in regione, appunto, sulle quali la regione non ha competenza, e invece troppo poco si parla delle cose che invece riguardano la vita dei cittadini e sulle quali la regione si deve pronunciare. Per questo io ho scelto di fare una campagna elettorale che è centrata sulle energie rinnovabili, sulla politica sui parchi, sulla difesa del suolo, sulla lotta all'inquinamento dell'acqua e dell'aria, cioè su tutte quelle grandi questioni che hanno un'attinenza diretta. Quindi il mio slogan è quello di guardare, diciamo, al passato per le cose fatte e gli ottimi risultati raggiunti, ma appunto, come dice uno dei miei manifesti, c'è ancora da fare, dobbiamo lavorare anche nel prossimo periodo. Lei si presenta nella lista di Sinistra Libertà Ecologia per Nichi Vendola. Quanti consiglieri pensate di poter esprimere, ragionevolmente parlando? Beh, il più possibile, insomma, ovviamente siamo nelle mani degli elettori, noi abbiamo costruito un nuovo movimento politico che mette al centro, appunto, anche nella definizione stesso del nome del partito, le grandi questioni di cui ci vogliamo occupare. La sinistra, per rappresentare quella necessità di tutelare i diritti sociali, i diritti del lavoro, di cui c'è tanto bisogno in questo momento, la lotta alla disoccupazione, ecologia, per dire che attraverso la lente di ingrandimento dell'ecologia vogliamo interpretare i grandi cambiamenti che ci sono a livello anche planetario, dai mutamenti climatici alla necessità di incrementare le energie rinnovabili, che è una cosa fondamentale per la nostra regione, non soltanto dal punto di vista della tutela e della conservazione dell'ambiente, ma anche dal punto di vista di creare una nuova economia in un nuovo sviluppo economico. E libertà, perché io credo che in questo momento nel nostro paese ci sia bisogno di più trasparenza, di più libertà anche di pensiero da parte delle persone e degli organi di stampa. Quindi questo nostro nuovo momento politico mette al centro queste tre grandi questioni, insieme a Nichi Vendola, che ha dato la dimostrazione che c'è una sinistra nel paese che può vincere. Insieme a Nichi Vendola speriamo di avere un ottimo risultato elettorale nella nostra regione. Buona candidatura. Buon lavoro anche a voi.